certo. È un Dio che parla, non è un Dio muto, è un Dio che vuole conversare, dialogare, è un Dio che è una persona a tutti gli effetti. Si sbagliano quelli che dicono Dio non parla, Dio parla. Tu puoi ascoltare, certo. La voce di Dio non la devono ascoltare solo i profeti, i pastori, gli apostoli, eccetera, ma tutto, tu come fedele hai il diritto di ricevere ed hai il diritto di ricevere la voce di Dio. Amen. Quindi è importante che tu arrivi ad ascoltare la voce di Dio. Ascoltando la voce di Dio tu eviterai guai alla tua vita. Ascoltando la voce di Dio tu eviterai sofferenze. Ascoltare la voce di Dio è la benedizione più Amen. totale. Saulo, proprio perché si chiuse, arrivò a un punto nella carne, nel demoniaco, non avendo più la parola del Signore, arrivò alla rovina, fino al suicidio, fino alla distruzione, fino alla rovina. Il popolo di Israele, quando mancavano le visioni e la parola di Dio, era sconfitto e non aveva nulla di benedizione e di tutto. Quindi è importante, alleluia, che noi dobbiamo in tutto poter arrivare ad ascoltare Dio e Dio ci deve parlare, alleluia. Scritti in Ebrei che Dio ha sempre parlato, fin dall'inizio con Adamo ed Eva ha sempre comunicato, dice Alleluia. parlava con loro a tu per tu, e Dio vuole parlare con te a tu per tu, alleluia. Devi capire che Dio è una persona, quindi come tale Dio parla, e come persona ha volontà, ha desideri, ha pensieri. Tutto, alleluia. Una persona perfetta e divina, creativa, sociale Alleluia. e che ti vuole benedire. Alleluia. Amen. Quindi capisci che Dio vuole parlare con te, capisci che Dio vuole comunicare a te, capisci? Alleluia. Ricordati che Satana ti terrà lontano dalla voce di Dio. Satana non vorrà che tu ascolti l'Eterno e lui sa che non solo chi riceve, ma anche chi dà la parola di Dio è un potere straordinario, perché spezza catene, perché i cuori si Amen. aprono e arrivano alla fede, ciò che Satana non vuole. Ma se tu stasera vuoi avere un potere meraviglioso e glorioso, impara e stasera imparerai, pronto ad ascoltare, pronto a notare, pronto a udire prima. Alleluia, prima impariamo, poi ecco. Comunichiamo e Dio ci vuole togliere ogni tipo di dubbio. Lo sappiamo che il mondo è chiuso alla voce di Dio perché vive nella carne più totale e non vuole. I credenti ci sono due tipi, ci sono gli Eliseo che hanno gli occhi aperti, ecco, voglio imparare. Disponiamo. Ci sono gli Eliseo che hanno gli occhi aperti per vedere angeli di Dio, cavalli di fuoco e non temere, perché quando tu vedi e Dio ti parla con visione e tutto, tu vedi e non temi, vivi una vita tranquilla. Mentre i Gheazi, pur essendo credenti, che vedono solo i carri e cavalli del re d'Assiria. Ma fratelli, ascoltate, questo è importante, dovete ascoltare bene e capire. Come noi siamo nel fisico, fratelli, lo spirito, anche senza il corpo, può vivere, può vedere, può sentire, può provare emozioni, tutto. Il corpo è solo una guaina per farci avere contatto con questo mondo. Però come abbiamo gli occhi fisici, per vedere il fisico, è perché riflette ciò che noi vediamo per il mondo fisico,
Così abbiamo gli occhi spirituali. Amen. Come abbiamo le orecchie nel fisico per udire la voce delle persone, così abbiamo le orecchie spirituali. Come abbiamo il cuore naturale, abbiamo un cuore spirituale. Il tatto, così è il tatto. Se ti toccata, vuol dire quello è il tatto. Sentite un profumo a volte, sentite un profumo. Perché lo spirito cammina, lo spirito tocca, lo spirito pensa, lo spirito ha una volontà. Lo spirito umano è la vera nostra persona. Alleluia. Perché Adeli Gheazi ce l'aveva o non ce l'aveva gli occhi? Che non vedevi? Ce li aveva gli occhi, solo che aveva gli occhi chiusi. Quando Elisea ha pregato per lui, Signore, apri gli occhi, allora si sono aperti i suoi occhi. Quando, dal momento in cui ha pregato, lui ha cominciato a vedere nel mondo dello spirito. Quindi ci sono due mondi in cui tu puoi avere contatto. C'è il mondo della carne, attraverso il corpo tu vedi il mondo fisico, senti, tocchi, fai l'esperienza. Poi c'è il mondo spirituale, dove tu puoi avere comunicazione con Dio, oppure per le cose brutte, puoi avere comunicazione col mondo spirituale del nemico, che attraverso lo spirito, come lo spirito è adatto per avere comunicazione con Dio, lo spirito è anche adatto per avere comunicazione con gli angeli decaduti. E lì dobbiamo stare attenti, perché noi vogliamo conoscere oggi Dio, vogliamo la benedizione, vogliamo tutto, alleluia. Quindi, fratelli, lasciamo stare i religiosi, la religione, perché i religiosi non vivono la relazione con Dio e dicono dov'è la voce del Signore. Dio parla e vuole continuare a parlare, e Dio ti parlerà stasera, vedrai, già nello spirito, ma Dio ti insegnerà anche come capire e quale linguaggio Dio usa. Da alcuni, diciamo, esempi, noi noteremo in quale modo Dio parla, che tipo di linguaggio utilizza. Molto vuole sentire per forza la voce udibile di Dio. Dio non può parlare, magari Dio sta parlando, magari Dio, ecco, sta dando visioni, sta dando sogni, impressione, sta dando tante segnali, e siccome questi non sentono la voce udibile, dice Dio non mi parla. No, tu per capire Dio devi capire come Dio parla. Innanzitutto Dio non è carne ed è spirito. Quindi Dio usa il linguaggio dello spirito. E il linguaggio dello spirito sono visioni, sono sogni. Il linguaggio dello spirito sono immagini. Dio usa molto le immagini. Alleluia. Immagini. Vedete, voi ve ne accorgerete quando si aprono gli occhi e tu sei spirituale, che stai pregando per quella persona, magari poi ti dà anche i particolari per cui pregare per quella persona, oppure ti trasporta in un'altra visione, in un'altra immagine, dove il Signore ti fa capire, no, devi pregare per questo, per questa situazione, per questo. Questo è, fratelli, il massimo dove una persona può arrivare, perché fare solo richieste e fare a pappagallo, fare preghiere senza le visioni, le immagini di Dio, significa stare fuori rotta, e noi non dobbiamo stare fuori rotta, alleluia. Innanzitutto vediamo, ascoltate bene, e questo è, prima dovete imparare ad ascoltare e poi magari da tutti i messaggi che volete, ma imparate, perché sono cose nuove per voi sicuramente. Ascoltate. Come Dio parla e quando Dio parlerà, in che modo noi possiamo essere sensibili alla voce di Dio e capire se una cosa è da parte di Dio. Perché, fratello, una cosa può essere da parte di Dio, da parte dell'anima, da parte del diavolo, da parte del subconscio,
da parte della carne. Quindi, fratelli, ecco, là ci vuole il discernimento, perché la comunicazione Dio la fa, ma molti non hanno discernimento, che vogliamo imparare. Innanzitutto, diciamo, la storia che ci ha presentato questo studio è Cornelio e Pietro, i quali hanno avuto visione, sia Cornelio che Pietro. Pietro ha avuto complè, visione, voce udita, voce interiore. Invece Cornelio non era abituato e non aveva lo spirito acceso a Cornelio. Dio non poteva parlare a Cornelio in modo come Pietro. Fratello, ognuno di noi, non deve dire paragonarci agli altri. Prima, i religiosi non ha di nuovo, non possono avere quelle impressioni, perché è come se io voglio andare nel mondo animale e parlare con gli animali, non posso, perché tra gli animali si comprendono. È come se tu vuoi parlare nel mondo dello spirito e vuoi entrare nel mondo dello spirito, capire il mondo dello spirito, ascoltare il mondo dello spirito, vedere il mondo dello spirito, senza che tu sei nato in quel mondo. Perché Gesù cosa ha detto a Nicodemo? Se uno non nasce di nuovo da quel spirito, non può né vedere e né entrare nel regno. Mi state ascoltando o Alleluia. no? Mi state ascoltando? State capendo? Questo dovete capire, concentratevi a capire adesso, per favore. Dite un amen. Se c'è problema, poi me lo dite. Se uno non è nato di nuovo, se uno non è nato di nuovo, quindi evidenzia il fatto che tu devi avere il perdono dei peccati, deve venire lo Spirito Santo in te, deve risvegliare e deve risvegliare quello che è il tuo spirito umano. Da quel momento lo spirito umano vede, sente, è chiaro, con l'esperienza, perché dice i maturi, discernice in ebrei ogni cosa, ma non i bambini e non chi non è cresciuto. Con, fratelli, la pratica avviene tutto ciò che è la sensibilità, per capire che sono quelli che basta un tocco, Dio gli dice, già capiscono ciò che Dio vuole fare e vuole dire. Poi ci sono quelli che mai capiscono, perché non stanno mai in preghiera, mai stanno in preghiera. Cornelio ha avuto la visione dell'angelo perché ha fatto assidue preghiere. Alleluia. Ascoltami bene, questo è importante. Quando preghiamo ci sono due dimensioni, eh? C'è la dimensione dell'anima e la dimensione spirituale. Quando preghi devi scavare, per forza passi dalla dimensione dell'anima per passare alla dimensione dello spirito. Che cos'è la dimensione dell'anima? L'anima è che tu, quando vai in preghiera, pensi vai il pomeriggio, la mattina, eccetera, avrai l'impressione di tutto ciò che hai visto, hai parlato, hai detto. Perché stai nell'anima e l'anima ha ricevuto dei messaggi e tutto ciò che penserà, immaginerà, e a secondo quel giorno quali tipi di messaggio ha ricevuto. Però mentre tu preghi, lo spirito scavalca questa dimensione, che questa dimensione dell'anima non ti fa avere la presenza di Dio e neanche i messaggi di Dio. Tu devi arrivare, te ne accorgi, finalmente sto nello spirito, te ne accorgi, vero sorelle e fratello, alleluia. Ve ne accorgiate perché comincia a sentire Dio, comincia a sentire la presenza di Dio, comincia a sentire il profumo di Dio, comincia, vero? Comincia una serie di immagini, di meraviglie, di segnali, di tutto, alleluia. Fratello, comincia, apre un mondo meraviglioso, alleluia. La preghiera carnale è la preghiera dell'anima. La preghiera carnale è lenta, la preghiera carnale è scoraggiante. Quando tu, vero? Alleluia. Quando tu stai in quella preghiera dell'anima, ne esci non fortificato, non ne esci gioioso, non ne esci benedetto, perché l'anima non ha fatto altro che trasmettere immagini, sempre grandi vengono le immagini. Fratelli, Dio non dà mai immagine che ti devono disturbare, perché la comunicazione con Dio è esortazione, è incoraggiamento ed edificazione. Perché, ascolta un attimo, anche mi ha fatto capitare a me, diciamo, che a un certo punto ho visto delle bare
e ti disturbi, nel senso che dici, oh, ma che cosa deve succedere? Cosa succede? Quando anche Dio ti dà visioni del genere, dico Bari per dire tante altre cose, no? Tu mi stai pregando, fa vedere una Bari, fa vedere o la persona o situazione, eh? La pozza del morto, ecco, quando abbiamo anche l'olfatto, no? Perché devi annullare. Dio poi ti fa capire in che modo. Oppure vuole dire, di a quella persona che non se, se non si ravvede, io l'ho getto lì, alle mi è capitato, il marito di una sorella che era crudele con questa sorella e non voleva convertirsi e impediva alla sorella di frequentare, di lodare Dio e Dio gli ha dato una visione sia a lui. Che diciamo a noi che stavamo curando questa sorella, che Dio gli aveva dato un segnale di giudizio. Ecco, questo sì, però per farla vedere, però per far salvare, però per ecco, far guardare, sì, ti può dare delle visioni e tu devi capire, e là devi avere il discernimento. Che la sensibilità aumenta, come tu quando hai guidato la macchina, adesso tu non stai dietro di te a guardare, ma la guidi parlando, giocando e tutto. Così quando tu poi preghi, che diventi sensibile, quando preghi diventa una comunicazione più veloce, più intima, perché entri subito in intimità. E Dio? Più tu stai alla presenza del Signore, ah sì, era sì, per imparare la direzione. Avrai la direzione, fratello, quando comincerai a imparare ad avere il canale aperto, alleluia. Impara ad avere il canale aperto. Elisea aveva il canale aperto che sapeva il luogo dove dovevano scendere i siri, cosa dicevano nella stanza da letto, cosa li sapeva dire tutto al re, alleluia. Guardati che stanno scendendo i siri. Vedete lì, particolare, Dio è nei particolari. Nel senso, Marianna, mi ricordo, era all'inizio convertita lei e Dio mi spinse a fare una profezia a lei. Ma non una profezia di domani, tra un anno, una profezia di 30 anni. E Dio gli diede anche un segno a lei e gli disse quello che lei avrebbe dovuto a fare una esperienza 30 anni dopo, vabbè, ne sono passati 8 anni, quindi e poi Dio le l'ha chiarita, Dio le l'ha, ecco, perché poi Dio, quando tu chiedi, fratelli, abbiamo avuto profezie di un mese dopo, profezie del giorno dopo, profezie. Puoi avere tutto perché quando impari ad ascoltare la voce di Dio, tu impari anche a profetizzare per te o per qualche altro, no? Perché impari a avere l'udito spirituale al cielo e la bocca a parlare a te, la tua vita, la tua casa e tutto, no? Penso che avete avuto delle profezie. Se la profezia vi ha incoraggiato, vi ha messo gioia da parte di Dio perché non è una profezia che viene dall'anima, una profezia che non viene dalla carne, perché quando viene dallo spirito ti rivela lo stato tuo mentre ti parla, sta dicendo come fa a sapere quel che sto pensando, perché è importante, no? Che noi possiamo, ecco, siamo andati al supermercato. Stavamo facendo la fila e Dio mi ha spinto a parlare a uno col carrello, a dargli cerca Dio. Dio voleva parlare a questo uomo e io ho cercato in tutte le mani. E poi Dio ti apre le porte e ti fa comunicare quel che lui vuole comunicare. Gli ho detto l'esperienza, ma ho detto anche attenzione che Dio lo cerchi e lo trovo, come a dire, non dire che. Dio non si fa trovare da te, gli ho comunicato da parte di Dio che, gloria al nome del Signore, può in ogni cosa farsi trovare nel,
nel suo cuore e nella sua vita. Ed è l'importante, no? Che tu possa avere questo discernimento di parlare a una persona, spezzi l'incredulità di quella persona. Sicuramente la persona riflette e dice: questo come mai mi sta dicendo queste cose? Perché quando tu parli da parte di Dio, il diavolo trema, soprattutto a persone che tu non conosci e che gli dici dei particolari della loro vita. Ecco, come Marianna all'inizio ha avuto tante anche profezie e capiva come era non era la carne a parlare, non era l'anima, era Dio, perché erano cose che poi lei aveva avuto rivelazioni o che poi aveva rivelazioni da Dio stesso. Alleluia. Perché vedrai che Dio stesso ti confermerà quando hai avuto una profezia da parte del Signore. Dio stesso ti confermerà nel tuo cuore che quella è parola di Dio. Quindi, ah sì, poi ricerca, è meraviglioso il Signore, grazie a Dio. È una ricerca continua. Elia pregò 7 volte per vedere una nuvola, come una palma della mano. Adelli, a volte bisogna ricercare uno che vuole la parola di Dio, vuole parlare al mondo, vuole dire le cose come stanno, vuole dire le soluzioni a se stesso, o per la famiglia, o per la città, o per il ministero, o per il futuro. Adelli si mette a ricercare Dio. Elia si è messo lì, non si è scoraggiato, prima volta dice: vai a vedere, oh, non c'è niente. La seconda volta si è messo a pregare con le gambe, oh, non c'è niente, alleluia. Oh, non c'è niente, alleluia. Fratelli e sorelle, è qualcosa che devi cercare continuamente e devi veramente sentire che Dio ti deve parlare, aprire il cuore. E aprirlo affinché Dio possa veramente parlarti. Alla fine lui ha visto cosa vedi, alleluia. Geremia, cosa vedi? Vedo una pentola che bolle. Geremia, cosa vedi? Un ramo che sboccia. Geremia, cosa vedi? Mica dicevo con gli occhi fisici Dio. Quando stava dicendo a Geremia, stava dicendo cosa vedi? Alleluia, nel senso che nel mondo dello spirito, cosa vedi che te lo spiego, cosa vedi che ti comunico, cosa vedi? Alleluia. Gloria al nome del Signore, è importante, cosa vedi? Vuoi vedere? E impara a cercare Dio. Samuele non è che ha visto subito, non è che ha riconosciuto subito, fate, si impara queste cose, uno che vuole imparare, entri nel mondo dello spirito. Entra a comunicare con Dio, entra ad avere le benedizioni, entra, alleluia. Perché, fratelli e sorelle, Samuele innanzitutto 7 volte si è sbagliato. Questo è l'un di Dio, no, non è qua. Questo è l'un di Dio, no, non è qua. Questo è l'un di Dio, no, come non è qua. Questo è l'un di Dio, no, come non è qua. No, non è nessuno di questi. Vedete, perché Samuele doveva anche imparare la sensibilità. Poi Samuele con le asine che si sono perse di Saul, gli ha detti particolari, verrai, poi te ne andrai, ti daranno queste cose, profetizzerai, troverai gli uomini, le asine di tuo padre sono state trovate, tuo padre non ti preoccupare, si sta dando pensiero per te e tutto. Dio sa parlare e come abbiamo visto, abbiamo detto che a Pietro gli ha detto particolare, vedi che sta la parlare, vedi che stava in 3 uomini, vai con loro, un certo Cornelio, vai. Vedete, Dio ti può dire tutti i particolari. Perché ti può dire tutti i particolari? Perché Dio conosce il passato di quella persona o del mondo intero, dell'universo intero, il presente ed il futuro. Quando stai davanti a Dio che devi dire una cosa per te e per gli altri, sappi che Dio ha un libro aperto che conosce tutto da sempre e conoscerà tutto. Ah, impariamo a praticare, a stare davanti a Dio, a dire parla all'Eterno. Vai nella dimensione
dello spirito prima di tutto. Prima di tutto impara a non fare le preghiere che stai nella carne. Te ne accorgi che stai nella carne. Quando stai nella carne ti senti scoraggiato, ti senti abbattuto, ti senti che se hai fame, hai sete. Quando sei nello spirito non provi né sete né fame. Invece quando stai nella carne, vedo, devo andare a mangiare, devo andare. No! Quando vai nella dimensione dello spirito. Se tu prima, quando stavi nella dimensione dell'anima, desideravi tutti andare a fare questo, qual sarà la dimensione dello spirito? Non penso più niente. Alleluia, gloria a Dio. Pensi solo a stare, è vero? Alla presenza di Dio, e per te è un'eternità. Ecco perché dico la dimensione, tu cominci a capire, dice, e tu stai lì, alleluia, tu stai lì, passo l'orario, non te ne accorgi, no? Perché stai alla presenza di Dio e alla gloria del Signore. Alleluia. Ok? Poi timore di Dio. Segna questa, impara. Allora, che devi entrare nel mondo dello spirito. Puoi entrare. Era timoroso. Lui, Cornelio, era un uomo timoroso che voleva ascoltare la voce di Dio e voleva conoscere la verità. Alleluia. Non ti pensare che se tu vivi la vita mondana, te lo puoi scordare che puoi avere delle meravigliose comunicazioni con Dio, perché Dio vuole comunicare con te, alleluia. Ma se tu stai dalla mattina alla sera impegnati e siamo impegnati nelle cose di qua giù, come fa a parlare? Dimmi a me, che lì ci vuole il tempo della meditazione, il tempo. Se tu stai distratta, alleluia, ma che ti deve parlare di Dio? Come fa tu ascoltare la voce di Dio? Fammi sentire. Come fai a essere sensibile a Dio? Come fai? Ma come puoi anche dare una profezia a una persona che sta in una dimensione dalla carne, dell'anima e del mondo? Molte, le orecchie stanno a tappare, gli occhi stanno a cercare, il cuore non intende. A te le cose più semplici, le persone impegnate in questo mondo, le persone immerse nei pensieri, nelle preoccupazioni, senza che sanno vivere una relazione con lo Spirito Santo, perché dobbiamo capire che la fonte per cui Dio ci parla è lo Spirito Santo, è la parola di Dio. Se tu non stai alla presenza di Dio, e non stai in comunicazione con Dio, in comunione con il Signore, tu non puoi assolutamente ascoltare la voce di Dio. Alleluia. Tu non puoi assolutamente ricevere da parte di Dio. Devi santificarti, devi stare alla presenza di Dio. Ma come puoi pretendere di dare anche un insegnamento attraverso la profezia, perché la profezia mai toglie la parola di Dio. Se tu non conosci la parola, se tu non hai studiato la Bibbia, non hai letto tutta la Bibbia, ci sono quelle che volevano fare le profetesse, i profeti, e poi non conoscono neanche una pagina della Bibbia, oppure non conoscono la storia biblica di rivelazione, perché Dio, lo Spirito Santo, usa la parola come spada. E quando tu profetizzi, e anche Dio quando parla, parla in base al suo messaggio che ha già dato, ma in quel momento lui lo rivela, ti dà le rivelazioni, perché ti mette un pensiero biblico o un verso e te ne dà la spiegazione, e ti parla attraverso anche l'esperienza di personaggi e di tutto. Alleluia. Non puoi escludere la parola di Dio. Alleluia. Tu non puoi escludere, tu non puoi non leggere la parola, tu non puoi trascurare di stare in comunione con Dio, non puoi trascurare di dedicarti a Dio. Vivi per la carne, è vero che viviamo in due mondi, però contemporaneamente al mondo naturale tu devi vivere il mondo spirituale. È il mondo naturale, lo devi vivere col mondo spirituale in te,
comunicando H24 col tuo cuore, la tua mente, con Dio, devi stare sempre in relazione. Perché, fratelli, ascoltatemi bene questo. Prova e fallo e poi mi dirai, è vero, pastore. Fallo magari una giornata e poi è vero. Quando tu stai spirituale, hai sempre un messaggio da Dio. Fratelli, Dio sta sempre a parlare, solo che tu non te ne accorgi. Perché? Spegnila. Vedete, anche se abbiamo occhi, non c'è luce, no? Tu puoi avere gli occhi più belli, ma ti manca la luce. Spegnila. Ti manca la luce, abbiamo spento la luce. Abbiamo gli occhi, però ti manca la luce. E quella luce tu l'hai dallo Spirito Santo. E quella luce hai la rivelazione, alleluia. È inutile che cerchi di capire con la mente Dio. È inutile che cerchi di capire sforzandoti Dio. La luce te la dà Dio. Fratello, non esiste persona, luogo. No, 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 no. La luce, dice lo Spirito Santo, verrà. Vi farà capire, adesso voi non potete capire queste cose, ha detto Gesù, perché siete nella carne. E già che vi ho parlato delle cose terrene non mi avete capito. Figuriamoci che vi devo parlare delle cose di lassù e voi pretendete quando verrà lo Spirito Santo che vi darà la luce, perché dice che lo Spirito Santo conosce le cose profonde di Dio. Lo Spirito Santo è colui che fa conoscere la volontà di Dio, perché lo Spirito Santo scruta Dio. Scrutali Dio Padre, lo Spirito Santo ti può rivelare la luce, non sono i tuoi occhi, anche se hai occhi spirituali, ma gli occhi spirituali hanno bisogno della luce. Fratelli, noi possiamo avere tutti gli occhi che vogliamo, ma quando è buio, abbiamo bisogno, oh, accenda la luce, e com'è? Non ce l'hai gli occhi per vedere, ma è buio, non posso vedere, anche se c'è gli occhi, alleluia. Anche se tu in sé, in embrione, hai gli occhi nello spirito, però hai bisogno della luce, alleluia. E la luce te la dà lo Spirito Santo e la presenza di Gesù nella tua vita. Vuoi avere tu luce? Vuoi tu nascere in questo mondo spirituale? Vuoi tu vedere il mondo dove Dio ti avvisa? Fratelli, un avviso di Dio è una salvezza per la vita e per l'eternità. Tu non hai idea. Non hai idea quanto fa una profezia. Lo posso dire io che ho fatto tante profezie e persone si sono salvate, benedette tutte, per aver ricevuto una profezia o un messaggio da parte del Signore, perché gli spezza l'incredulità, gli spezza la ribellione, è tutto. Alleluia. Ecco perché i profeti salvaguardavano il re quando dicevano: vedi, e questo non è così, alleluia. Quanto è importante che noi possiamo ricevere quella luce, il timore di Dio. Quando siamo Daniele, è uno che riceveva la luce, oltre a tutte le profezie che ha avuto e ha dato. Daniele aveva la luce dei doni di interpretare i sogni e la comunione. Scartava le cose di qua giù, scartava, e lui aveva luce. Dice che lui c'era una luce, era ripieno di spirito, e lui c'era una luce. Alleluia. C'è quella luce in te? C'è quella luce in te? Alleluia. Ce l'hai quella luce? Dio vuole darti luce. Convince Pietro, gli parla Pietro, quando tu impari a comunicare con Dio, la tua mente sarà rinnovata. Pietro stava ancora giù da Esmo, nonostante 3 anni con Gesù e aveva fatto tanti concili. Pietro non voleva mangiare i quadrupoli, gli uccelli impuri. Pietro stava ancora nella legge. Fratello e sorella, togli la legge, togli la lettera. Ci sono quelli che vivono ancora per la lettera, non si fa questo, non si fa quello. Lascia quelle chiese che ti impongono e ti additano il dito e non ti danno rivelazioni. Non è additarti il dito che ti fa crescere, ma mentre ti parla lo spirito che ti rivela e tu cresci. Pietro,
Non ha detto niente, tu sei ancora tarato, tu non capisci niente, non puoi ancora. No, le ha dato la visione. La visione ha detto semplicemente: non fare tu impuro ciò che io ho purificato. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Pietro ha avuto rivelazione che anche Cornelio e gli altri che non erano giudei dovevano accettare la salvezza in Cristo. Alleluia. Ma delle sorelle, Pietro viene preparato. Quando Dio ti dà una visione, come ha dato a Cornelio, ha mandato l'angelo, Dio prepara le persone e prepara le situazioni. Non ti stare a preoccupare, colui che ti dà le visioni ti dà tutto, alleluia. Tu ti devi stare tranquillo, che Dio sta preparando e sta preparando delle visioni, ma sta preparando anche i luoghi e le situazioni per te, per farti vedere la salvezza. Uno che obbedisce manda Pietro e l'altro che accetta la visione, accetta di andare in una casa di un pagano che non poteva andare, ma lui ha accettato. Fratelli, centurione, 100 persone, parenti, gli altri, tutti, almeno 800-900 persone stavano lì. E qui, fratelli, vediamo che si sono salvati, comunione fratello, Spirito Santo scese su loro. Vedete il piano che Dio può fare, ma non con un carnale. Ma non con un religioso, ma non uno che spezza e che spezza il piano di Dio. Se Dio ti parla, non ti preoccupare, la tua mente rinnovala, non essere religioso, non essere come a piedi, le regole, fatti guidare dallo Spirito Santo. La lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Sono quelli che non fanno determinate cose perché è la lettera. Paolo ha detto, la lettera uccide, guardate lo spirito, perché quello che è la grazia è l'amore mediante la fede, è l'essere una nuova creatura e non la lettera. Alleluia. Perché non vivere schiavo della lettera. Non vivere schiavo della legge. Gesù è venuto a compiere la legge. Gesù l'ha completato lui. Chi può mettere in pratica la legge? Alleluia. Chi può mettere in pratica la legge? È solo lo Spirito Santo può mettere in pratica la legge. E che l'ha messo già. E che ti dà vittoria a te. E che ti dà vittoria a me. Perché mediante lo Spirito siamo stati vivificati e liberati non dalla legge della carne o dalla lettera, ma dalla legge dello Spirito. Noi stiamo nello Spirito e vivere nello Spirito. Per chi vive illuminato con la luce che lo Spirito dà, non interpretare con la tua mente carnale. Lascia chi interpreta con la loro mente carnale, che ti dico fratello, questo si fa, questo non si fa, che ti additano il dito, non ti vogliono far crescere, ti vogliono solo soffocare. Ma tu devi vedere la luce che lo Spirito ti dà nel piano di Dio. Fratello, è pericoloso prendere la Bibbia alla lettera. Mi ricordo una sorella che prese, che se pecchi, tagliati il dito. E questo. Se l'ha fracassato questa sorella il dito, tutto il braccio. E hanno chiamato la tua ambulanza per portarla all'ospedale, alla psichiatria pure. Perché prendere tutta la lettera quella. Se il tuo occhio ti fa peccare, ti togli l'occhio. Se la tua lingua ti fa peccare, ti tagli la lingua. O è simbolico. E devi vedere lo spirito di quell'insegnamento che ti ha dato Gesù. Cosa vuoi vedere? Vuoi vedere lo spirito di quello che Gesù ha detto? O vuoi vedere le cose letterali? Se prendi letterali rimarrai schiavo, rimarrai legato, perderai la gioia della salvezza, perderai la gioia dello Spirito Santo. Quando tu ti affidi allo Spirito Santo, alleluia, allora lo Spirito Santo ti dà forza e ti metterà la gioia.
e lui stesso te ne darà il potere. La vita cristiana non è pesante. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Gesù non è venuto a mettere tu un carico. Fai, che possiamo fare noi? Nulla. Ma prendi la luce dello Spirito. Cammina nella luce. Lascia stare come la pensano gli altri, i religiosi, le chiese. Alleluia. Tu devi pensare ciò che lo Spirito ti dà la luce. Cammini secondo la luce. Vedrai, lo Spirito ti guiderà benissimo, secondo la perfetta volontà di Dio e per il bene. Tu non capirai tutto all'inizio. A volte si va pure contro coscienza, contro tutto, contro ogni cosa, ma vacci, è lo Spirito. È lo Spirito, alleluia. Devi seguire la voce dello Spirito, alleluia. Che sa guidarti, sa i tempi e i momenti. Aspetta i tempi dello Spirito. E non ti preoccupare, la prosperità tu l'avrai così, alleluia. Non stando schiavo e legato. Lorella, non perdere la gioia della salvezza. Fratello, non perdere, alleluia. Vivi la salvezza. Cerca di stare di più alla presenza di Dio. Vedi come Dio fa un piano di salvezza. Cercalo. Stai più nel mondo dello spirito che nel mondo della carne. Non trascurare, non dare poco tempo a Dio. Fratelli, non dare poco tempo. Non fare solo le reghe, tanto vado in chiesa e basta. Tanto leggo e basta. Devi nutrire come nutri il corpo, lo spirito, la parola, con te. Devi nutrire la vita dello spirito, altrimenti avrai niente proprio di visione, altrimenti non avrai parola, non avrai guida e tu camminerai senza luce. Tu non avrai la luce. Gheazi è un religioso, Gheazi che sta camminando nelle tenebre. Tu vedrai solo i problemi di questo mondo, vedrai solo i nemici. E vivrai con le paure, con le... Ecco la depressione. La depressione è per quelli che hanno ancora gli occhi chiusi, che vedono i problemi. Ma stasera Dio vuole aprirti gli occhi. E come Eliseo ha pregato per Gheazi, ha detto: Signore, apri gli occhi. E Dio gli ha aperto gli occhi. Io voglio pregare per te. Alleluia. Io voglio pregare per te. Alleluia.